Stasera con me a Vita in diretta pop ci sono Eleonora Daniele. Buon pomeriggio. Roberto Ciao. Poletti. Buon pomeriggio. Luca Biacchini. E Marco Baldini. Ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, cominciamo con questo documento. Noi oggi siamo svegliati, abbiamo letto i giornali e tutti i principali esperti, virologi, epidemiologi italiani e non solo, ci hanno detto che i prossimi mesi saranno molto, molto difficili. Qualcuno dice che c'è il rischio di un nuovo lockdown che forse sarà inevitabile. Guardate. Insomma, sono titoli che allarmano, così come devo dire allarmano i dati di oggi, che vorrei rivedere insieme a voi perché è veramente il numero di contagi maggiore che abbiamo registrato da quando questa epidemia ha colpito il nostro paese. Sono 8.804 i contagi, seppure su un campione molto ampio, anche qui il maggior numero di tamponi effettuati, quasi 163.000. Allora, chiaramente questi titoli ci allarmano perché nessuno di noi può prevedere cosa può accadere nei prossimi giorni. Allora, per cercare di capire un po' la bussola, cosa ci aspetta, abbiamo con noi il professor Matteo Bassetti che ci aiuta. Perché lei, professore, buonasera, grazie di essere con noi. Rispetto ai suoi colleghi che abbiamo sentito, ha una posizione leggermente differente. Che cosa ci aspetta? Le chiedo subito questo punto come primo. Allora, io non ho la palla di cristallo, per cui non certo, posso nessuno ce la può avere. Io credo che bisogna andare per gradi. Credo che i provvedimenti presi dal governo oggi, col nuovo DPCM, siano provvedimenti che tutti in qualche modo abbiamo sposato e c'è stata qualche critica e abbiamo detto tutti, evitiamo di fare critiche, evitiamo in questo momento di fare delle speculazioni, applichiamoli e vediamo dove ci porteranno nelle prossime due settimane. Correre e dire che si vuole fare un lockdown a Natale, secondo me non fa altro che ingenerare paura e panico. Io credo che in questo momento la peggiore consigliera che possiamo avere come sistema Italia, sia sanitario che anche di opinione pubblica, sia paura e panico. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di panico. Allora, dire che a Natale, che è il momento più bello dell'anno, un paese come il nostro, comunque cattolico, in cui si pensa anche di avere un momento di relax dopo un anno così difficile... Ci si ricongiunge anche a Natale, perché poi... È anche un momento in cui la famiglia si ricongiunge, per esempio nel mio caso come tanti altri. È una bastonata che in questo momento io eviterei di dare agli italiani, ma è un modo di vedere le cose, a parte il fatto che mi consenta, le decisioni sul lockdown non le prende né Bassetti, né Crisanti, né Galli, né nessun altro, le prende il potere politico, che è l'unico in grado, sulla base dei numeri che vede, di decidere dove andare. Però, per cui professore... noi dobbiamo fare delle fughe in avanti, perché rischiamo di invadere il campo altrui. Lei dice fuga in avanti, chiaramente... Mi permetti di dire una cosa? Io volevo sapere, lei è professore, lo so, è poeta o è politico? Io vorrei l'interpretazione del professore, perché 8.000 e passa casi che vedevamo in grafica, no, non è che lasciano ben sperare. Io capisco la magia del Natale, tutte le cose che ha detto, però lei da medico, lasci stare tutto il resto, lasci stare l'economia che rischia di precipitare, lasci stare lo stato d'animo... Da medico, da professore, da studioso qual è? Cosa mi dice con questi numeri qua? Che devo stare tranquillo? No. No, non le sto dicendo che deve stare tranquillo. Attenzione, non ho prudamente detto che deve stare tranquillo. Noi a Genova ieri, io faccio parte della task force, abbiamo preso un provvedimento che abbiamo fatto diventare una zona della città, zona rossa, certo, dove i provvedimenti del governo sono stati ulteriormente inaspriti per cercare di contenere. Per cui nessuno le sta dicendo che dobbiamo stare tranquilli. Stiamo dicendo che comunque abbiamo... una percentuale di positivi sul totale dei tamponi fatti che è del 5,2%. Sì. Siamo passati da una media di agosto che era intorno al 2-2,5%, abbiamo raddoppiato. Siamo lontani ancora dalle percentuali. A questo proposito, abbiamo la curva. Bisogna provare a vedere cosa succede con questi provvedimenti. La curva ci aiuta a capire perché abbiamo diciamo, messo in grafica i dati del contagio. Ecco, guardate questa curva come ci aiuta a capire. Chiaramente l'inizio di tutto sono i primi di febbraio, guardate poi il picco che abbiamo registrato a marzo e poi la discesa lenta, dobbiamo dire, della curva fino ad arrivare poi ai dati di quest'estate e a lento risalire
che da fine agosto fino a settembre, fino a oggi, però guardate come, professore, c'è stata una crescita rapidissima, certo, nell'arco veramente di pochi giorni, perché quella curva che risale, che supera i dati di marzo, del 21 marzo, un po' di allarme lo procura. No, beh, sicuramente è una curva che dimostra che il lockdown ha funzionato, nel senso che se arriva totalmente in basso vuol dire che le misure restrittive, anche dopo tutte le polemiche che ci sono state, hanno funzionato. Probabilmente quest'estate ci sarebbe stato, insomma, sarebbe stato meglio un po' di equilibrio in più, perché se tu pensi che di colpo piano piano dopo agosto risale, ma risale perché giugno, luglio, ma soprattutto luglio e agosto abbiamo ripreso una vita normale, infatti, come se prima non fosse accaduto nulla. E questo vuol dire, è il problema. Che quando facciamo una vita normale il rischio è altissimo, finché magari sei in vacanza e non ci sono le attività a pieno delle aziende, degli uffici, soprattutto dei trasporti, che secondo me è la cosa basilare. Cioè, ma dipende da quali trasporti. Ad esempio, io viaggio molto in treno, sono tutti molto ligi. Sì, in aereo sono tutti molto ligi. E anche negli autobus. Che treni prendi? Perché tu prendi le frecce, no, ho preso anche i treni regionali. Dipende dagli orari. I treni regionali, allora, che vuol dire liberi tutti? Liberi tutti, perché è come una mattina quasi. Ma anche gli autobus la mattina, negli orari di lavoro. Il problema è dentro le case, perché quello che noi non vediamo sono tutte le riunioni di famiglia, gli amici che si ritrovano a cena, perché adesso aumentano anche i contagi, secondo me, perché si sta più in casa, non si sta meno fuori, anche al sud inizia a fare fresco, ed è molto più pericoloso una cena con amici piuttosto che un viaggio in treno Milano-Roma, secondo me. Ha ragione Bianchini, professore, è più pericolosa perché noi sappiamo che adesso dobbiamo osservare questo limite delle 6 persone dentro. È più pericoloso una cena tra amici che prendere i mezzi pubblici, la metro, nell'ora di maggiore afflusso? Diciamo che possono essere pericolose entrambe allo stesso modo, però scusi, non possiamo non guardare questi numeri su una guardando il numero di tamponi fatti, perché se no, voglio dire, diamo una fotografia che non è corretta. Se noi facessimo, anziché 162.000 tamponi, 300.000 tamponi, avremmo 16.000 contagiati. Cioè, quello che noi dobbiamo guardare, la percentuale, marzo, dice lei, quel numero di contagi si avevano su 25.000 tamponi, cioè un ottavo di quanti ne abbiamo fatti oggi. Quindi è evidente che dobbiamo essere tutti preoccupati, dobbiamo tutti mettere in pratica le misure che il governo ci ha dato, però non dobbiamo guardare questi numeri con del panico, perché la situazione non è quella di marzo. Non ci dobbiamo arrivare a marzo e dobbiamo per questo tutti insieme lavorare, ma non è la situazione di marzo, questo è chiaro, perché se non è chiaro questo punto, vuol dire che stiamo confrontando pere con mele. Allora, lei fotografa la situazione così, il suo collega Crisanti ha detto che il lockdown a Natale potrebbe essere inevitabile. Siamo andati a sentire le persone, perché è chiaro che noi siamo qui anche per dare informazione e dare gli strumenti a chi ci segue di comprendere il tempo che stiamo vivendo. Guardate cosa hanno risposto le persone alla nostra Lucia Loffredo. Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare la capacità di interdizione sul territorio. Spero che non ci sia un lockdown natalizio, perché altrimenti sarebbe la catastrofe per noi commercianti. Se arriverà ci saranno giuste motivazioni, spero. Chiaramente avremo delle perdite, però noi come bottega faremo il nostro, portando quello che possiamo nelle case degli italiani e dei romani. Le dispiace l'idea di non poter festeggiare Capodanno con tante persone? Ma guarda, da una parte meglio così me ne sto a casa tranquillo. Se richiudiamo un'altra volta, il Covid non ci farà più niente, moriremo di fame. Sono preoccupata, certo, molto, logico, perché già siamo stati una volta dentro casa e non potevamo uscire, un'altra volta è un po' problema. Sono arrabbiata perché sono vedova sola e non posso vedere i miei nipoti e i miei figli. Secondo me hanno gestito male l'estate, magari bastava restringere un po' le vacanze, ognuno nel proprio. Io già pensavo che se praticamente il discorso era che se non li fanno muovere, nel senso che stanno fermi a casa, diceva, beh, qualcuno verrà a comprare delle cose per fare delle cene, per fare. E invece questi dice 6 persone. Speriamo che finisce presto stanno, ecco, magari.
E a proposito di lockdown, c'è un comune, ci siamo stati prima, siamo ad Arzano, vicino a Napoli, un comune che è stato chiuso perché ci sono più di 225 contagi. Lì c'è Lorenzo Lobasso, perché le persone adesso cosa fanno? Protestano per le chiusure. Veniamo da te, Lorenzo. Innanzitutto c'è tanta gente lì intorno a te. Pare giusto. Ce n'è anche forse troppa quello che dice il commissario. Allora, diamo un'occhiata. Le persone attualmente positive all'interno del comune di Arzano sono 225 secondo i dati. Sappiamo che la regione Campania è la seconda in Italia con 1127 nuovi casi registrati oggi. Il comune è in lockdown, cioè le attività sono chiuse, non si può uscire, non ci si può ritrovare, non si può andare a scuola, non si può andare nei luoghi di aggregazione, bar, ristoranti, sono tutti chiusi. Gli abitanti di Arzano a questo punto hanno detto: sapete che c'è? Allora, se dobbiamo stare chiusi noi, tutti gli esercenti, tutti quelli che lavorano, tutti quelli che guadagnano, metteteci in zona rossa, noi vogliamo che tutto sia chiuso, però in questo perché per voi è così assurdo questo tipo di lockdown che è stato disposto? Perché c'è libertà di poter muovere tutti quanti, cioè nel senso la gente scende e può andare in qualsiasi altra zona, qualsiasi altro comune e spendere tranquillamente. Visto che ci sono pure le scuole chiuse, ancora meglio, i ragazzi si organizzano e vanno dalle altre parti. Ecco. Per cui il virus non viene circoscritto, anzi, esce fuori. Quindi di conseguenza quando finirà? Mai. Ecco. Poiché noi ci avviciniamo verso il Natale, abbiamo bisogno di lavorare. Veniamo Lorenzo, già da un lockdown, per cui siamo già abbastanza provati. Mi pare chiara la posizione degli abitanti di Arzano, che ringrazio. Però vorrei sentire anche i miei ospiti, perché è chiaro che lì c'è il contagio, ci sono più di 225, giusto la Lorenzo? La cartina di tornasole di quello che rischia di succedere in tanti posti in Italia. Esatto, sono 225 nel comune che ha 33.000 abitanti. 32.000 abitanti. Stanno capitando cose molto, molto simili a quelle che abbiamo raccontato durante l'emergenza, perché ovviamente le persone hanno poi il problema economico, cioè la questione economica, la gente ha bisogno di lavorare. Per cui è chiaro che se rimani fermo si riferma di nuovo l'economia, che un po' è ripartita, un po' perché ancora ci sono un sacco di problemi post lockdown. Detto questo, io stavo notando una cosa, no? Sì. Che lì in tutte queste persone che ci sono alcuni che portano la mascherina chirurgica, no? Siccome avete parlato di Grisanti prima, Grisanti dice: attenzione, perché chi porta l'altra mascherina, quella di stoffa, okay, quella di stoffa va lavata ad esempio tutti i giorni, perché altrimenti non funziona come quella chirurgica. Allora già lì bisognerebbe capire. E poi guarda quanti sono. Questo è un fatto importante. Io ti dico per esempio che noi, i nostri inviati, da oggi è tassativo utilizzare o la mascherina chirurgica o quella ultraprotettiva. Cioè, quelle di stoffe non si possono più usare perché evidentemente non sono considerate, il professore mi darà supporto su questo, sufficientemente efficaci. Giusto, professore? Sì, purtroppo io credo che bisognerà tornare a spiegare meglio come usarle anche le mascherine, perché forse si è presa in effetti una certa tendenza, quanto durano, come vanno messe, come vanno anche conservate all'interno della borsa, all'interno dell'automobile. Guarda, vedo molti che le tengono sul braccio, poi le mettono in tasca. Bisogna stare attenti, perché le mascherine ovviamente si possono sgualcire, si possono rovinare, e quindi se non sono vestite bene possono non essere più utili. Noi stiamo vedendo in diretta, professore. Stiamo vedendo le immagini in diretta di quello che sta accadendo, la protesta ad Arzano. Ci sono persone con le mascherine, chi indossa mascherine chirurgiche e chi anche non ce l'ha. Si gira con la mascherina sotto. Quindi, anzi, io dico a Lorenzo Lobasso, il nostro inviato, di fare molta attenzione perché la situazione non è, dal mio punto di vista, molto sicura. Quindi, Lorenzo, allontanati, perché secondo me non ci sono le condizioni. Però, non so il professore cosa ne pensa, però effettivamente un assembramento non mi sembra molto sicuro. Che anche in un momento difficoltà, dove le persone giustamente stanno manifestando perché c'è la questione economica, c'è per tanti lavoratori, però poi anche le intenzioni, no, da un punto di vista civico proprio, sono, a volte sono sbagliate, per cui da un punto di vista di educazione civica in questo senso non ci siamo. Penso che professore sia d'accordo, la mascherina serve principalmente per non trasmettere nessun virus agli altri, non è detto che non lo prenda, cioè se uno non ha la mascherina io lo posso prendere anche se ho la mascherina, giusto? Dunque tutti devono portare la mascherina.
E poi che senso ha protestare quando torni a casa e magari delle persone anziane in casa con cui sei di nuovo a contatto, e cioè ti fa inquadrare? Ma ragazzi, uno protesta perché c'è il problema economico, perché a fine mese come ci arrivi? Scusate, ma io ho grande rispetto anche per le persone che protestano, perché non ci arrivano a tirare su i soldi e lo stipendio per la famiglia. Solo quelli di Arzano, ieri ero in Lombardia, oggi ero nel Lazio, stessa situazione. C'è gente criminale, gente che non ha la mascherina, gente che si vede chiaramente che la mascherina suda 4 giorni, gente che sui treni, dove è possibile, e in giro in ristorante, non si lava le mani. Abbiamo dimenticato quelle precauzioni, mesi e mesi di prediche che non sono servite a niente. Poi lamentiamoci se chiude tutto. Infatti. Dobbiamo dire, loro stanno protestando legittimamente, perché ognuno fa i conti con la realtà che vive, però deve essere una protesta sicura. Ecco, questo è il presupposto di base. Allora, tra un attimo torniamo lì in diretta. Voglio andare, perché è pronto il collegamento a New York con Claudio Pagliara, perché lì la situazione si fa sempre più preoccupante e si avvicina anche il voto. Claudio, vengo da te e vedo che anche tu sei con la mascherina ormai, anche durante la diretta, giustamente. Sì, sì, in ottemperanza delle regole anche che vigono qui a New York ormai da mesi, luoghi pubblici come mi trovo, insomma, in una strada è obbligatorio indossare la mascherina da molto tempo, peraltro, da ormai molti mesi. E cosa sta accadendo dal punto di vista del Covid? Che i dati sono preoccupanti a livello nazionale. Fortunatamente New York ha alcuni focolai, ma per ora la situazione è ancora largamente sotto controllo, ma a livello nazionale si assiste a quello che vediamo anche in Europa. C'è una seconda ondata, oggi siamo intorno ai 60.000 casi a livello nazionale, dopo essere stati a lungo intorno ai 40.000. La massima autorità in materia americana, la conoscete, Anthony Fauci, ha lanciato un grande avvertimento, ha detto: attenzione, partiamo da un livello giornaliero molto alto e purtroppo non siamo riusciti a schiacciare il virus quando altri paesi europei invece ce l'hanno fatta. Adesso il rischio è che da questo livello si parta e si vada molto molto in alto, anche perché, come ricordavi Alberto, la campagna elettorale di certo non facilita, anche se i due candidati sappiamo conducono delle campagne totalmente molto diverse. Comizi con assembramenti Donald Trump, mentre grande attenzione al distanziamento quella di Joe Biden. E allora Claudio, nel salutarti voglio fare vedere a chi ci segue cosa ha fatto il presidente Trump al termine del suo primo comizio dopo la convalescenza per il virus. Guardate. Vabbè, poi si è lasciato andare, insomma, anche questo lui si è messo a ballare. Non è proprio sexy, non è forte negli Stati Uniti questo. Ma non riusciva neanche a Claudio, scusa, puoi rispondere tu che sei la fonte ufficiale. È un imitatore. Mica è un video fake, è un video reale. Claudio. Scusa, non ho capito la domanda, sei c'è il rumore. Senza parole. Sì. No, dico, il presidente Trump alla fine del comizio poi si è lasciato andare, insomma, qualche passetto di YMCA, giusto? Sì, 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 sì. Esatto. Quindi era proprio lui. L'abbiamo raccontato. No, era perché Trump, qui Roberto Poletti non ci credeva, pensava fosse un fake. Un limite, invece no, era proprio lui. No, no, era proprio lui. Assolutamente vero, assolutamente vero. Ecco, assolutamente grazie Claudio, grazie Claudio. Buon lavoro, e d'altra parte per diciamo raggiungere il consenso si fa anche questo, caro Roberto. Torniamo a parlare di Covid qui da noi, perché abbiamo conosciuto nelle settimane passate il cantante neomelodico Gianni Fiorellino, anche lui in giorni da alcuni giorni in quarantena perché positivo al virus. Gianni Fiorellino, siamo da te. Che cosa è successo, Gianni? Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Alberto. Ciao. Saluto anche Leonora che è stata in concomitanza con il suo programma che ho dato questa notizia, l'ha data lei. Allora, la mia storia venire, è un po' particolare. Doveva venire. Cioè, doveva venire esterno allo studio, non in studio, però in un collegamento, insomma. Cosa è successo, Gianni? La storia è un po' particolare, Alberto. Io sono in isolamento dal giorno 8 ottobre per aver fatto un tampone antigenico privato. Il tampone antigenico poi dopo va confermato dalle ASL di riferimento di ognuno di noi in un tampone molecolare PCR. Certo. Ormai mi sono fatto una cultura. Però questo
non è accaduto fino a due ore fa. Che vuol dire? Facci ciò capire. Non hai fatto il tampone molecolare? Ciò significa che la ASL, con tutti i sacrifici che abbiamo fatto io, i miei figli, mia moglie, sono riusciti solamente a tamponarmi oggi, ecco, dopo 8 giorni, e io non so se sono positivo o meno, ma in isolamento da più di una settimana. Ho 2 bambini, uno di 2 anni e uno di 1 anno, e non sappiamo se loro sono contagiati, se mia moglie è positiva o no. Questa è la tragedia che stiamo vivendo noi a casa mia, ecco, ma ti garantisco che è la stessa tragedia che in Campania stanno vivendo migliaia, beh, non solo in di persone. No, non solo, ecco, in Campania. Io parlo della Campania perché... Allora, io capisco, però non diamo le colpe solo alla Campania, diciamone altre due. No, il Lazio, la Lombardia, la colpa alla Campania. C'è gente che in Lombardia si mette in fila abbiamo per le visto ore, non è solo nel Lazio. Le file chilometriche nei drive-in, l'abbiamo documentate, anche 10 ore di fila. Credo che stia parlando di una cosa seria, credo che stia parlando di una cosa serissima. E lo sto facendo perché io vivo in questa regione, non so le altre regioni, ecco, come sono messo. Allora, però ti chiedere... dico, il mio dramma è questo qua. Ecco, voglio chiedere al professor Bassetti, naturalmente questo è il caso di Gianni Fiorellino, qual è la procedura, insomma, corretta, il l'iter corretto, i tempi corretti in questi casi? Si fa un primo tampone, mi pare di capire, un tampone rapido, deve seguire il tampone molecolare, quello che effettivamente certificherà, allora, la presenza del virus. Giusto? Quello che posso dire è questo, e la cosa buona è che oggi la rispondenza tra il test antigenico e il test, diciamo, molecolare di riferimento è oltre il 90%, quindi è molto probabile che il signore avrà il tampone positivo, perché oggi ci sono dei test antigenici che sono veramente molto, molto sensibili, efficace. E questo è sicuramente un messaggio buono, però la conferma, diciamo, della positività deve avvenire comunque in chi non è negativo, perché la risposta del test antigenico è non negativo attraverso test molecolare sul tampone, quindi diciamo che ragionevolmente avrebbe dovuto eseguirlo prima. Domanda, scusi professore, da ignorante, domanda. Ma anche in questo caso, domanda, non è un'affermazione, anche in questo caso se paghi 100, 110 euro, invece è tutto più spedito se vai dai privati a farlo? Il tampone? No, perché guardi, il test molecolare è riservato tampone, anche... Il tampone, che è il test molecolare, il tampone, che è il test è appunto... Il tampone molecolare. Per cui, in qualche modo, ad oggi, non credo che ci sia la possibilità di fare un vero e proprio tampone a livello privato. A livello privato. Ancora non si può fare. Ma invece di dire, Alberto, invece di dire che si arriva a Natale a chiudere tutto, ma perché non si fanno i tamponi a tappeto come ad esempio hanno fatto in Veneto? Cioè, il problema è, mettiamo i tamponi con più facilità invece di trovarci davanti alla situazione di Fiorellino, che purtroppo dopo una settimana sta ancora appeso con tutta la famiglia. Alberto, sì, facciamo, io è ti difficile dico, perché abbiamo i figli piccolini come tantissima gente, credimi. Immagino. È un dramma perché tu sei isolato, non sai che cosa fare, noi abbiamo, nessuno ci assiste, credimi. Noi abbiamo dei numeri verdi ai quali non risponde nessuno, ci sono solo degli allora, informatori. Allora Gianni, facciamo così, intanto ti faccio un grande in bocca al lupo per questo tampone. Credi? Spero, insomma, ci possa essere un miracolo e dica che siete tutti negativi, sarebbe una notizia fantastica. Comunque torniamo da te e seguiamo questa vicenda. Un abbraccio grazie a Gianni Fiorellino e grazie anche al professor Bassetti, ciao, che come sempre un po' ci fa da bussola. Professore, grazie, noi l'aspettiamo qui sempre, grazie davvero per il suo contributo. Adesso voglio parlare... Grazie professore, questa notizia, cominciamo con questo titolo del Corriere della Sera che oggi ha sorpreso tutti noi, parliamo di Tiziano Ferro perché domani esce 7 l'inserto del Corriere della Sera e c'è questa sua, diciamo così, confessione: ero un alcolista, volevo morire. Tutta questa confessione è contenuta in un documentario che si chiama Ferro, in uscita prossimamente. Allora, chiaramente nessuno si aspettava, no? Alcolista. Che lui potesse, potesse. Ho scoperto cosa maniera... voleva dire rosso relativo, allora. Insomma. Che vuol dire? No, insomma. Era una battuta. No, io sono ancora in versione. Ecco. In versione ingessata. Allora, in versione ingessata perché chiaramente dopo il COVID sono ancora un po'. Certo.
Però io mi sono permesso di fare una battuta, perché anch'io, avendo comunque ho sofferto di una dipendenza, ne sono uscito, dunque capisco perfettamente quello che ha passato Tiziano, insomma, ecco. Io dunque credo ho che sdrammatizzato. Tiziano sia straordinario quando racconta anche le sue vicende, insomma, anche del passato, anche un po' più delicate, perché credo che sia importante per un personaggio di questo genere anche raccontarsi e dare poi alla fine un buon esempio, nel senso, lui ha detto ne sono uscito. Ha ragione, no? Eleonora, perché tantissimi giovani, non come qualche maligno che oggi ha detto, siccome Tiziano Ferro, quel maligno ha detto, siccome Tiziano Ferro aveva problemi col fisco, voleva annacquare quella notizia, là tira fuori un altro outing su un altro tema. No, non è per questo, lo fa perché vuole aiutare i tanti giovani. Giusto, che purtroppo sono schiavi. Bravo. Assolutamente. Dell'altro. Allora sentiamo cosa ha detto su Quelle della Sera e poi ne parliamo. Di sere. Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo, e chi ci riusciva o aveva pietà o era come me, o più disperato di me. Oggi che non bevo da diversi anni, ho capito che quella disperazione aveva un senso, uno solo: aiutare qualcun altro. È diventato chiaro circa un anno fa, durante un meeting di recupero a Milano. Entra un ragazzo nuovo, distrutto, al suo terzo o quarto giorno di sobrietà. Aspetta la fine del meeting, poi mi si avvicina e mi dice: io non ce la faccio più, eppure non ci volevo venire qua. Avevo deciso che sarei entrato e uscito. Sono rimasto perché ho visto te. Beh, questo sai... Volevi cosa... cantare? No, quello no, non ancora. No, sai cosa fa capire questo? Quanto è difficile, complicato la vita dell'artista, che spesso tu vedi lì, soprattutto i ragazzi, gli artisti che sembrano i ragazzi della Porta Accanto, no? Fiorello, Tiziano Ferro, secondo me sono quelli più complicati. È uno così che se ne spunta, tra l'altro che ho conosciuto, lui super affabile, super gentile, divertente, e poi ha tutto questo lato, perché ha scritto, ho letto le dichiarazioni, che beveva da solo. E questo ti fa proprio capire, vabbè, l'arte ne ha beneficiato, perché quelle canzoni che noi abbiamo amato tanto in realtà nascevano da un grande dolore. Da un animo sensibile, una dipendenza è sempre da solo, che sia la droga, che sia l'alcol, che sia il gioco. Solitamente ci si isola, si tende ad isolarci. Però ci sono delle droghe, ci sono delle droghe che ti danno invece la sensazione della socialità, come la cocaina, sì, certo, per cui sì. Hai la percezione di yeah, e poi sei sempre solo. Allora, tutto questo racconto inedito di Tiziano Ferro è contenuto in questo documentario, che sarà trasmesso su Amazon Prime il 6 novembre, si chiama Ferro, e ringraziamo perché abbiamo questa anteprima, guardate. Finalmente ho trovato il modo di dirlo, che è questa storia, in questo film, e allora la storia la racconto davvero. Guardo il mondo dal filtro delle cicatrici, dove li vedo come fossero i miei superpoteri. Mancata accettazione, depressione, ansia, dipendenze, te le porti dietro queste cose. Mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio. Arrivò il grande problema. Ragazzi, comunque Tiziano Ferro e la sua musica e lui sono grandiosi. Io gli mando davvero un grande abbraccio e non vedo l'ora di vedere questo suo racconto. E penso davvero che sia importante, come dicevate voi, che un personaggio che ha questo carisma sia da esempio, parli agli altri e dica ai ragazzi che vivono il bullismo, che vivono l'emarginazione, che vivono il disagio, la dipendenza: io ce l'ho fatta, potete farcela anche voi. Anche perché puoi avere qualche zero in più della gente normale sul conto corrente, ma i problemi rimangono quelli gli stessi, che abbiamo i soldi tutti. Non li risolvono. La solitudine tutti. È sempre la stessa per tutti. Bravo, tu sei un poeta. Sono un poeta, oltre a uno scrittore di Pausini, il nostro filosofo di cantante noti, prego. Perché? Allora ragazzi, adesso facciamo silenzio, perché facciamo un'irruzione silenziosa a Ballando con le Stelle. Ci sono le prove, perché sabato c'è la puntata. Sentiamo un po', l'intro, come viene questo qua di Cimarosa, sentiamo? Billy, sì, sì. Lo sai che alle 18:30 avevamo il collegio? Lo so. Eccoci. Come ti sei vestito? Come va? Come stai tu? Ecco, non ho fatto qui a tempo a cambiarmi, perché stiamo provando, come vedi,
Come ti sei vestita? Da ballerina perché? Per una notte, che si stanno ballerina divertendo tutti. Ballerina per una notte sarai tu. Che bella. Allora, sarò io e chiaramente sto indegnamente tentando di imitare qualcuno che balla. No. E tutti si stanno sganasciando dalle risate. Senti, no, Milly. Alberto, no. Allora, stiamo scherzando, finché si scherza va bene, ma invece io vi consiglio tutti di guardare Ballando con le Stelle sabato sera, perché io ho visto le prove della ballerina per una notte e vi posso garantire che sarà un numero meraviglioso. Senti, Milly, io ce l'ho, ma vorrei farti vedere, perché tu hai già ballato una volta, abbiamo la clip di Milly, guardiamola insieme, questa è una piccola sorpresa per te, guardiamo cosa è successo l'ultima volta che Milly ha ballato. Ma dai. Chissà domani che cosa mettere le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani. Allora, qui eri con Pablo Moyano, era il 2017, e invece, ma sei bravissima, sabato sarai con Samuel Peron che torna in pista. Come no, certo. Allora, il problema è sempre lo stesso, quando non ci sono i soldi, quando casca il ballerino per una notte, quando siamo veramente in crisi, chi è che viene spinta al centro della pista? No, no, Paolo Belli, assumiti le tue responsabilità. Non è vero, è bravissimo. Eccolo. Sei tu, allora, che sei bravissima. Bravissima. Dobbiamo dare una notizia però, Milly. Allora, cominciamo da quello che è accaduto sabato scorso. Eravamo rimasti così, guardate. Lo spareggio è tra Antonio e Tove e Costantino e Sara dall'altra parte. Allora, pensateci bene, perché la notizia di questa sera è che questo spareggio finirà in testa alla prossima puntata. E invece, Milly, cosa è successo? Spareggio annullato, perché? Spareggio annullato, perché purtroppo, allora, tutti quanti noi amiamo i social, ci divertiamo, però i social sono anche un luogo dove succedono cose anomale ogni tanto. E questa volta è successo proprio che noi, siccome siamo tra l'altro controllati da Rai Digital, che ha delle aziende che fanno lo screening di tutti i punteggi e di tutte le votazioni, hanno rilevato punteggi, cioè votazioni anomale sul profilo di Antonio e di Tove, e quindi hanno deciso di annullare lo spareggio. Certo. Naturalmente questo non è l'accusa ad Antonio e Tove, perché non si può sapere quale sia l'origine di questi voti. Però dato che siamo la RAI e dobbiamo essere rigorosi e avere sempre un atteggiamento di sobrietà e rigore, è annullato lo spareggio e la notizia è che si riparte con lo spareggio in testa alla prossima puntata. Si riparte con lo spareggio. Marco Baldini. Fate i supplementari e poi battete i calci di rigore oppure rifate lo spareggio? Praticamente forse sì. No, verranno riaperte le votazioni all'inizio della puntata e lì verranno anche, ci sarà uno screening di quei voti e noi daremo il risultato solo dopo aver esaminato se sono tutti regolari. Ecco. E ballerina per una notte, Milly Carlucci. Allora, non vediamo l'ora, Milly, di vederti e di vedere come finisce a questo punto questo spareggio, perché diciamo che quest'anno, per non farci mancare nulla, ballando le sorprese non finiscono mai. Mai, davvero. E allora io non vedo l'ora di vederti sabato. Certo. Siate clementi con me. Sempre. Vediamo se Costantino o Antonio entreranno in puntata e poi ci sarà un'altra eliminazione alla fine, perché ormai siamo due. Al giro di boa, siamo alla quinta puntata. Grande Milly, grande Milly. Saluta Peron e anche salutaci. Paolo, questo applauso è per te, perché noi sappiamo che sarai una ballerina pazzesca. Ci vediamo sabato e noi ci vediamo tra qualche secondo. Ecco.
Eccoci qua, come sempre durante la pausa succede di tutto, ma la notizia è che Luca Bianchini vuole ribadire la frase che ha detto prima, questa frase profetica che lasciò tutti noi. No, lui voleva cantare la solitudine della Pausini. La solitudine fra noi, questo silenzio. Ma no, la frase di prima, questa è la Pausini, la solitudine. Ognuno, la solitudine è uguale per tutti. No, vabbè, ragazzi. Era una cosa un po' più profonda. Allora, sì. Ma non me la ricordate? Non ti viene più. Grazie Luca Bianchini, grazie Leonora, ci vediamo domattina con Stelle Italiane alle 10.55. Mi raccomando, Roberto Poletti torna domani e Marco Baldini torna la prossima settimana insieme a Bianchini. Ho fatto anche la rima. Ci vediamo qui. Grazie a tutti davvero e a domani, attorno alle 5 se volete siamo qui, vi aspetto.